le intenzioni dove le mettete? Perché forse che in altre religioni il divino, come intenzione dell'uomo, non ha spesso provocato eccidi, non ha spesso provocato giustificazioni di guerre, giustificazioni di atrocità. Sempre se l'uomo non mette in discussione l'immagine che gli ha del divino e continuamente non la mette in discussione, prima o dopo quell'immagine provoca sofferenza, sempre e poi sempre. E quando è che questa immagine non provoca più sofferenza? Quando io mi accorgo che tutte le mie immagini, essendo sempre parziali, mettono in campo me coi miei giudizi. E in quello stesso momento, prima o dopo, io mi preparo a provocare sofferenza. E questo significa anche che io provoco sofferenza anche a me stesso, non solo agli altri. Allora soltanto può nascere quella spinta interna che fa sì che l'uomo via via guardi a quanto gli altri siano ancora imprigionati dentro questo meccanismo con maggiore serenità, e guardi a come lui sia ancora imprigionato in maniera più sofisticata, meno rozza, dentro lo stesso meccanismo. Siete tutti ugualmente imprigionati, solo che uno è imprigionato in maniera più rozza perché la concezione del divino è più rozza, l'altro in maniera meno rozza perché la concezione del divino è meno rozza, ma in realtà tutti siete imprigionati. E se io comincio a usare la spada di chi dice sono martiri pazzi, state pur certi che questo mi dice soltanto che io non ho capito niente di come funziona la mia mente, e quindi non ho capito niente di quanto io sia pronto nel mio piccolo a ferire e a ferire talvolta talmente tanto il singolo individuo, magari, che non me ne rendo neppure conto. Quindi dal mio punto di vista, come dire, io non sono per giustificare né l'uomo che pronuncia la condanna sui coloro che chiamano i kamikaze martiri, né dall'altra parte sui kamikaze martiri che pronunciano la loro sentenza di morte in nome e per conto di un divino su altri esseri umani. Non sono affatto per fare questa scelta. E se tu mi dici dove ti schieri, io ti rido addosso e dico: siete tutti uguali da questo punto di vista. Qual è l'unica differenza? Semplicemente che un po' gli uni sono un po' più grezzi e gli altri un po' meno grezzi. E non vi rendete conto che dal mio punto di vista l'offesa che voi recate all'altro quando giudicate in maniera sottilina e dite ma guarda quello lì quanto poco evoluto è, e giù a giudicare, questa offesa è altrettanto rilevante quanto provocare un'esplosione che ammazza 20 persone. Lo so che le vostre menti insorgono immediatamente e dicono no, c'è una bella differenza, c'è una gradazione finché c'è una mente.